siamo pronti per ricominciare questo nostro terzo quarto che vede i ragazzi di Meda avanti 42 a 33 sul basket Allianz Bank Rovello. Rimessa ora per i ragazzi di Mister Chionchio, che oggi fa comandare anche un po' il nostro Dario Lo Storto. Rimette da centrocampo Pellizzoni per Lanzani contro Boss. È rientrato Grassi, che fa un blocco un po' irregolare in mezzo al campo, scarico fuori per Grassi, arresto e tiro, e la mette molto bene questo centrone grande, grosso e molto giovane. Ancora Del Piero, blocco di Corno, blocco di Bernia, arresto e tiro di Corno, che finalmente, come tutti i terzi quarti, si risveglia dal suo torpore e realizza i primi punti su canestro dopo aver fatto solo tiri liberi. Bosa contro Lanzani, ancora Lanzani dopo una bella sbracciata di Pellizzoni, che arresto riceve, e arresto e tiro, ed è molto facile contro Sugar, che lo cura da parte. Bosa si arrabbia un pochino. Barbizan, Sugar, Del Piero, va in uno contro uno, schiaffeggiato poi il pallone, ora butterà una palla del cavolo, fantastica, poi schiacciata in mezzo per Bosa, tiriamo, Bernia tira da tre e poi fallo a rimbalzo del numero 8 su Corno, e due tiri liberi per Ale Corno. Ingenuità da parte dei ragazzi di Meda, che su una palla ormai morta vanno a fare fallo su un canestro che Ale Corno non avrebbe mai fatto, e ci regalano invece due tiri liberi, il quale il primo va dentro, il secondo anche, raggiunge già la doppia cifra Corno grazie ai suoi tiri liberi. Giochiamo allora ancora uomo con Bosa sul numero 11 Lanzani, che è uno dei più pericolosi. Scarico, passi non fischiati, blocco e poi gancio di Pellizzoni, che non va a buon fine. Sugar, Del Piero, Corno che va ancora in uno contro uno, si appoggia al canestro e si sveglia con tutti i punti fatti dai ragazzi di Rovello. Per lui in questo quarto, ancora Longoni per Grassi per Lanzani, per Lizzoni, Longoni ancora, si blocca in faccia a Bernia, che fa il quarto fallo, e adesso lo tirerei anche fuori e metterei Borghi o Beretta, visto che c'ha il... No, terzo fallo, scusate. Due tiri liberi per Longoni. Il primo è buono per il rosso di Meda. Secondo libero di Longoni. È buono anche il secondo libero. 48 Meda, 39 Basket Rovello. Riceve Del Piero e poi restituisce a Bosa, che chiama scuola numero 1. Contrastato da Riccardo Pellizzoni, chiuso Riccardo Pellizzoni. Barbizan scappa via in un gancio, poi non va bene, si scontrano in due dei ragazzi di Meda, fuori per l'arrivo di Longoni, che va in penetrazione, salto, arresto e tiro, fuori, grande rimbalzone di Luca Bernia, Del Piero, Sugar corre poco, si ferma, temporeggia, da a Luca per Barbizan sotto per Del Piero, che va in gancio a realizzare il punto del 41 a 48, 3 minuti solamente sono passati, fallo di Bosa non fischiato, tentativo di penetrazione e poi scarico fuori per Grassi per Longoni per passi, infrazione di passi ma anche fallo. Infrazione di passi non fischiati,
terzo fallo. Di Del Pero, rimessa laterale per i ragazzi di Meda, 6:47 ancora da giocare. Prende la palla Lanzani, va in penetrazione, scarico e poi passi del numero 18 Grassi, contrastato molto bene questa volta da Lucone Bernio. Riusciamo a servire ancora il prolifico Ale Corno. Del Pero, Boss, prende il blocco di Barbizan, Barbizan pick and pop, penetrazione di Bosa che scarica per Bernia, si fa spazio, poi dà la palla a Ale Corno che finalmente mette anche una bomba per ravvicinare ancora di più i ragazzi di Meda che sono sul 48-44, 6:05 da giocare. Lanzani per Grassi, ancora per Lanzani, prende il blocco e poi fallo in attacco di Lanzani e dovrebbe essere il quarto fallo questo, se non ho contato male. Ora vediamo cosa ci dice la signorina delle palette. No, è il terzo fallo di Lanzani, di Grassi. Giochiamo tranquilli, chiamo Papero fuori per Barbizan, Barbizan esce ancora per Corno che va in uno contro uno, appoggia al ferro e adesso lo riconosciamo, la macchina da punti incredibile, ce ne sta facendo veramente vedere di ogni, al contrario dei primi due quarti dove era uomo dormiente solo su tiri liberi. Barbizan contro un ottimo Cafarra Stefano, arresto e tiro. Lucone Bernia, altro rimbalzone, ne saranno già una decina, esitazione di Corno che poi perde la maniglia, allora rigiochiamo la palla sotto per Barbizan, Barbizan che gira, fallo non fischiato su Barbizan da parte di un giovanissimo Villa e riceve Longoni, Longoni arresto e tiro che va fuori di Pellizzoni e poi fallo ancora di Longoni su cambio. Esce il numero 19 che è Caffarra, rientra un ottimo Tornari che nei primi due quarti ci ha fatto disperare un pochino, un ottimo playmaker Tornari. Giochiamo 3, esce Barbizan, Corno gioca sotto, Luca Bernio gioca quasi playmaker, Barbizan, Corno si gira, ciappa e tira, 48 pari, un super alle Corno questo terzo quarto, veramente ha messo a posto le mani, esce da un blocco, passi nella sistemazione dei piedi, cambio nelle file della pallacanestro di Meda, entra il numero 7 Federico Verlato ed esce il numero 12 Riccardo Pellizzoni. Giochiamo ancora 4:25, 48 pari, parzialone del basket di Rovello che si è già portato a pari, sotto per Barbizan, fuori per Corno, Corno vediamo se la mette anche questa, mette anche questa Corno, grandissimo, incredibile, rimonta da parte di A Corno che si carica sulle spalle tutta la squadra e la porta verso il 51-48. Abbiamo realizzato più di 20 punti in questo quarto. Fallo ora di Bosa che rimane agganciato al numero 11 ed è il terzo fallo di squadra, il primo fallo di Andrea Bosa. Esce dai blocchi Tornari, blocco di un grossissimo Andrea Grassi, riconquistiamo la palla con Barbizan, perdiamo la maniglia e poi il numero 11 cerca il pallone e commette fallo, Tommaso Lanzani su Sugar Del Pero, quarto fallo di squadra ed è il terzo fallo per il giovane medese. Corno per Luca, ancora per Corno,
Ciappetila e la mette ancora. Incredibile la prestazione di Corno questa sera, veramente una cosa assurda, ci sta veramente dando dimostrazione di quanto è forte. E allora Manuel cosa fa? Ma vediamo, si gira Longoni, arresto e tiro che non va, Bosa, ancora Bosa, aspettiamo, temporeggiamo, vediamo Ale Corno ancora se riusciamo a servirlo, passi di Del Piero non fischiati, Bosa, arresto e tiro, scarico sotto per Bernia, ancora arresto, fallissimo su Ale Corno, super fallo, due tiri liberi, cambio, minuto di sospensione chiesto da Chionchio, abbiamo fatto un parziale, gli avversari erano a 42 e ora sono a 48, 6 punti, noi eravamo a 33, abbiamo fatto 21 punti e loro ne hanno fatti soltanto 6, con oltretutto 5 falli di squadra. Piovono intanto palloni dagli spalti, 3 minuti di gioco, la dottoressa si precipita per recuperare il pallone, ora andiamo, grazie dottoressa per aver recuperato questo fantastico pallone, in omaggio ai, chiaramente sì, 54-48, 3 minuti da giocare, troppo grande la prestazione di Ale Corno questa sera, veramente incredibile, ha trovato il ritmo giusto e la mano si è scaldata piano piano per arrivare al più 6, ora è 2 tiri liberi per Ale Corno che stava andando in penetrazione, quindi sono 2 tiri liberi per lui, 2 tiri liberi per Ale Corno, esce Luca Bernia ed entra Giorgione Borghi a cercare di contrastare un attimo ancora il gioco del numero 18 di Andrea Grassi. Corno, ancora calda la mano, l'abbiamo messa nel microonde, l'abbiamo riscaldata ancora e va anche questo in un ciuffo fantastico, veramente un giocatore di grande valore aggiunto questo Alessandro Corno, veramente fortissimo. Meda gira fuori sul perimetro il pallone con Lanzani ancora che va in caduta, recuperiamo il pallone con un rimbalzo di Bosa, ora temporeggiamo, 56-48, temporeggiamo e ci giochiamo i nostri 24 secondi. Barbisan è pronto a ricevere, Del Piero, Barbisan, Borghi fuori, Boss lasciato da solo, prende il ferro corto, il tiro era giusto, era da solo, velocissimo Alessandro Longoni, va in penetrazione velocissima, giocano allora i ragazzi a zona in questo momento, Corno ancora il pallone, minuto di sospensione per Manuel Ciglio ora, che vuol tenere ancora carichi e caldi ragazzi, ancora carichi e caldi, ci vuol parlare sopra, abbiamo fatto una dimenticanza difensiva, ci ha fatto pagare 2 punti con il giovane Longoni ed ora abbiamo vanificato un passaggio che è passato in mezzo, a fine del primo tempo eravamo 42-33. Abbiamo realizzato 23 punti e i ragazzi di Chionchio ne hanno realizzati 8 soltanto in 8 minuti. Mano sta cercando di far restare concentrati i ragazzi, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva che abbiamo lasciato un pelino andare in queste ultime 2 azioni ed ora sarà una rimessa da lato per i ragazzi di Meda. Rientriamo con Lanzi al posto di Ale Corno, ci ha fatto veramente una prestazione spettacolare,
esce Meda con il numero 15, Verucchi con Longoni, ancora Verucchi, cerca di ricevere il pallone, sempre in pick and roll, e poi infrazione di passi da parte di Longoni che non riesce a servire il pallone a Grassi che si era liberato della guardia di Giorgio Borghi. Giochiamo fisso, Lollo, ancora Lollo, fuori per Giorgio Borghi fuori per Del Pero, scarico per Barbizan, poi fa infrazione di passi non fischiati, andiamo a recuperare il pallone e poi viene fischiato un fallo a Sugar Del Pero, incredibile, quando va a cercare di contrastare l'avversario, cambio, quarto fallo di Sugar Del Pero. Ed entra Davide Terragno, vediamo. 56-50, 1-21 da giocare. Lollo contro Tornari, ancora lunga la partita. Tanti punti questa sera. Longoni, doppio blocco. Ancora in penetrazione Longoni, con tutto l'entusiasmo e tutto il fisico di un ragazzo di 19 anni. E realizza il punto del 56-52. Boss per Barbizan, che sta giocando in una posizione che non è sua, è centro. Giorgio Borghi in mezzo a 6, bombetta di Lollo Lanzi che realizza, subisce anche un fallettino che non viene fischiato. 5-9, 5-2, ottimo Lollo, si prepara sui banchi del cambio anche Mosca Moscatelli, penetrazione ancora di Longoni, chiuso molto bene da Bosa, poi partenza e scarico fuori per il numero 7 che poi scarica ancora fuori per Longoni che rimbalza e poi sta corto, rimbalzo di Lollo che fa un'accompagnata incredibile, Barbizan, infrazione di passi dopo due falli subiti da Barbizan, cambio per noi, uscirà Boss, va a riposare Boss e rientra Moscatelli, va a riposare anche per i ragazzi di Meda il numero 7 Federico Verlato e rientra in campo l'ottimo Pellizzoni che ce ne ha segnati da ogni parte. Tornare ancora, scarica fuori per un passi non fischiati e poi Moscatelli va a rimbalzo e fa fallo per recuperare il rimbalzo, fallo di Moscatelli, due tiri liberi per Longoni, fallo di Moscatelli che spinge per andare a rimbalzo, un secondo esattamente, a un secondo dal termine di questo quarto, due liberi per Longoni, è buono il primo, hanno mani buonissime i ragazzi di Meda, secondo libero per Longoni, buono, un secondo quindi niente, bomba di Moscatelli che si spegne nel nulla, andiamo a riposo per questo ultimo quarto sul 59 per i ragazzi di Rovello e 54 per i nostri avversari di Meda. Ricordiamo, come dicevamo prima, che l'appuntamento sarà ancora sulle nostre frequenze per la prossima settimana contro un'altra bellissima partita contro la Fortitudo di Busnago che all'andata ce le ha suonate e ce le ha anche cantate. E poi avremo qualche partita un pochino più facile dove ci consentirà di respirare un po', anche se le ultime due prestazioni sono state molto belle, quella con i ragazzi di Olginate e quella con i ragazzi di Cusano della scorsa settimana, sono state veramente una partita con concentrazione al 100% in tutti e quattro i quarti. Riprendiamo ora con l'arbitro Massimiliano Gilardi che si avvicina verso di noi, rimessa per
i ragazzi della Basket Rovello da metà campo. Rientriamo con i 5 di prima, con Davide Terraneo, con Lollo, Barbisan, Borghi e Moscatelli. Meda rientra con Pellizzoni, Tornari, che francobolla Lollo, Pellizzoni, Longoni contro Davide Terraneo, cerca di ubriacarlo e poi intercettato il pallone, lo scarico di Davide per Borghi, rimessa dal fondo, 10 secondi da giocare ancora per questa azione, esce Moscatelli dai blocchi, la riceve, è marcato da 2, diamola a Moscatelli che va in 1 contro 1, fallo del numero 5 che va a cercare di contrastare Moscatelli che va dentro come un treno, ed è il quarto fallo di Matteo Tornari, rimessa dal fondo, 14 secondi ancora per noi, 5-4 per i ragazzi di Meda, 5-9 per l'Allianz Bank Rovello. Lollo, Lollo restituisce a Davide Terraneo, scarica fuori per Moscatelli dall'angolino che è di solito di Christian Gorni, ma questa volta lo occupa lui e realizza la sua bombetta che ci porta sul 6-2-5-4. Ci dà un po' di respiro sul più 8. Ancora Tornari che va a servire Longoni, Longoni che ubriaca il Moscatelli e poi fallo di Barbisan che stoppa da dietro Longoni e che si conquista altri 2 tiri liberi. Ottime mani quelle di Longoni, tanta energia. Barbisan aveva le braccia alte, ha fatto il gesto di abbassarle e l'ha colpito. È corto il primo libero di Alessandro Longoni, secondo libero è perfetto, 6-2-5-5. Lollo chiama lo schema, Moscatelli, ancora Lollo, Davide Moscatelli fuori, Barbisan è sotto da solo, eccolo che riceve, va in arresto e tiro Barbisan in un'ottima posizione di centro magro in mezzo all'area. Borghi, uomo di esperienza, invece cura in mezzo all'area Andrea Grassi, poi Moscatelli va a intercettare il passaggio per Longoni. Lasciamo 12 secondi di gioco ancora ai nostri avversari, rimessa per Pellizzoni, blocco per liberare il numero 5 che si palleggia 7-8 volte il pallone in mezzo alle gambe, arresto e tiro che non va, prende il ferro lungo, Davide Terraneo conquista il rimbalzo, Borghi per Lollo, Moscatelli che può andare in arresto e tiro molto facile e invece no, Barbisan si gira per il rimbalzo, era ottima l'azione di Mosca, Barbisan si è girato per il rimbalzo convinto che Moscatelli tirasse, ma va bene lo stesso. Rimessa da cambio per i ragazzi di Chionchio, esce il numero 15 Verucchi ed entra il numero 19 Caffarra. Porta palla allora Tornari contro Lollo, Caffarra, Longoni taglio per Caffarra che gioca contro spalle a canestro e poi un ottimo arresto e tiro del numero 12 Riccardo Pellizzoni. Ce ne avrà già messi una quindicina questa sera. 64 Rovello, 57 Meda. Barbisan pressato da Longoni, Lollo. Barbisan pick and roll. Ma giocano a zona. Allora scarico. Moscatelli si arrampica nel cielo per il passaggio che Borghi gli fa. Molto forte in mezzo all'area. E va in penetrazione realizzando il punto del 6-6 a 5-7. 7 ancora da giocare. Lunghissima ancora questa partita. Lollo si gira. E poi Davide Terraneo va a cercare di stoppare, disturba un pochino il tiro di Pellizzoni. Davide, Barbisan mette a posto i piedi, Borghi, la sua manina corta, corrono veloci i ragazzi di Meda. Usciamo a pressare per il numero 19 che va in transizione subito a tirare Caffarra.
sbagliano i ragazzi di Meda per precipitazione il tiro. Mosca esce dal blocco, Ariccolo arresta e tiro in mezzo all'area, arrampicata sul ferro e poi non va, accompagnata la palla da Longoni che poi subisce infrazione di passi. C'era anche un fallo in mezzo a tre giocatori, c'era anche un fallo, viene fischiata infrazione di passi. Possiamo anche non essere d'accordo questa volta con gli arbitri, c'era un fallo da parte di Lollo. Siamo allora ancora con Lollo, riceve la palla ancora da Borghi, siamo corti e storti, 6-6-5-7, precipitiamo anche noi le azioni, va con il braccio Longoni a farsi largo su Lollo, anche questa poco condivisibile, questa decisione arbitrale, anche perché il numero 8 si faceva largo con il braccio, spingeva, cambio, esce un ottimo Pellizzoni e di rientra un altrettanto buono Riccardo Lanzani, libero supplementare per Longoni che ce ne sta facendo di cotte e di crude stasera, buono, 66-60, 6-32 ancora da giocare, manca ancora una vita. Si ripresenta sui blocchi Luca Bernia per rientrare per questo ultimo 6 minuti di partita, Moscatelli per Lollo ubriaca il suo avversario, scarica poi il pallone per Borghi che la riconquista, Davide Terraneo va in mezzo all'area e poi rimessa dal fondo per i ragazzi di Rovello, però è finito il tempo, il ferro non è stato colpito da parte dei nostri ragazzi, il ferro non l'ha preso e quindi è infrazione di 24 secondi. Cambio nelle file della pallacanestro di Rovello, esce Barbizan ed entra Luca Bernia, rimessa dal fondo per Meda, anzi no, 24 secondi perché il ferro è stato toccato secondo gli arbitri. Chionchio c'ha un po' da reclamare, il ferro tecnico, eccolo qua, è arrivato il fallo tecnico per Chionchio che fanculizza gli arbitri, giustamente, perché secondo me il ferro non era stato preso. Comunque la vedremo nell'instant replay da parte sulle nostre frequenze quando Piero ce la metterà sul web. Lollo, due liberi per noi, il primo è perfetto e siamo a 6-7-6-0, secondo libero per Lollo Lanzi. È buono anche il secondo libero ed è possesso ora da centrocampo con Davide Terraneo che rimetterà da centrocampo per Lollo. Eccolo qua, giochiamo lato, riprende Davide per Lollo, ancora Davide, Bernia si sta facendo libero sotto, Davide ubriaca suoi avversari, poi perde la maniglia, si incaponisce e poi fa fallo per andare a recuperare il pallone. Ed è il terzo fallo di Davide Terraneo, che si è un po' perso cercando di entrare contro Longoni, c'era uno scarico da fare non fatto. 6-8-6-0, abbiamo ancora 5 minuti e 52 da giocare e sono parecchi, direi. Signor Marzio intanto sta asciugando il campo e viene richiamato dagli arbitri perché non si possono fare le pulizie quando sta riprendendo il gioco. Marzio, eccesso di zelo e di pulizia. Riceve allora ancora Lanzani, poi Grassi, Longoni che la dà a Caffarra per Tornari. 6 secondi alla fine, pick and roll,
Grassi taglia troppo velocemente, si dimentica, fallo non fischiato a Bernia che va di culo contro il suo avversario Lollo. Lollo per Borghi, Borghi per Davide Terraneo, sotto per Bernia che si fa largo, fallo del numero 18 ed è il suo quarto fallo. Rimessa dal fondo, minuto di sospensione per Sante Chionchio. 5-17 ancora da giocare, ancora la partita è lunghissima. Abbiamo ancora in panca quello che è stato l'artefice della nostra grande rimonta. Vediamo se lo conserviamo ancora un po' o se lo schieriamo ora per dare magari un'altra stoccata a questa, questa squadra di ragazzi veramente molto giovani. Chionchio avrà qualcosa da dire sicuramente per cercare di avvicinarsi, metterà i bombaroli, hanno ottime mani i ragazzi di Meda ed è ora di riprendere la partita. 6-8 Rovello, 6-0 Virtus Meda, 5-17 ancora da giocare sui nostri tempi. Rimessa dal fondo per noi, rientriamo con i soliti 5, loro sono in una zone press, fuori per Lollo, Lollo ancora Davide, Davide sotto per Bernia, curato da due, Moscatelli conquista il rimbalzo ancora e poi fallo di Luca Bernia. Fallo di Luca Bernia che va a cercare il rimbalzo. Quarto fallo di Luca Bernia e quinto di squadra. Andiamo a regalare due tiri liberi a Longoni che ce li mette subito sulla faccia. Due liberi per Longoni. Buono il primo libero di Longoni. Facciamo rientrare ora Mister 20 points. Cambio, esce Giorgio Borghi, grande a difesa la sua, bravissimo. Ale Corno ci regala un'altra centinaia di punti. Lollo, Lollo e Moscatelli in guardia. Ale gioca a centro, scarico fantastico per Bernia, illumina subito la partita Ale Corno. Meda gioca con Lanzani, Lanzani passaggio poi consegnato su Caffarra, scarico sotto per un ottimo Grassi, Bernia non può fare falli perché ne ha 4 e quindi lo lasciamo tirare. 70-64, sono in pressione adesso, mani in faccia, mani addosso, mani in faccia, mani addosso del numero 11, quinto fallo del numero 11 Lanzani che finalmente ci togliamo dalle tasche, era un personaggio piuttosto pericoloso, ce lo togliamo dalle tasche, rientrano i due piccoli Casciano e Tornari. Esce Lollo, riceve, quasi fa impressione di passi. Lollo, Davide per Bernia, Bernia scarico sotto per, no invece no, per Corno, la dovevamo dare prima, sono andati suoni. Allora lunga, poi Lollo fa infrazione di passi non fischiati, poi gira due volte il ferro e i ragazzi di Meda si portano su 70-66. Abbiamo smesso un pochino di difendere come sappiamo, rimettiamo subito Bosa, Moscatelli, Moscatelli arresto e tiro di Moscatelli, morbido morbido, altri due punti di Moscatelli quando ha la fiducia dell'allenatore che lo tiene molto dentro, rende molto bene. Corno su un piccolissimo Moscatelli, ancora fallo sul rosso che ce ne fa di tutti i colori. Cambio, entra ora Bosa al posto di Davide Terraneo, a 3:30 da giocare, due tiri liberi sicuramente buoni per finalmente il primo lo sbaglia Longoni,
finalmente gliel'abbiamo gufata, eh? A questo punto è cancellato uno. Abbiamo gufato su Longoni e sulla invece la seconda ce la mette. 72 a 67 più 5. Bosa con la sua calma. Corno scarica fuori per Bernia. Lollo. Lollo per Boss. Temporeggia Boss. Giochiamo uno. Bernia. Bernia per Lollo. Lollo tirerà da 65 metri. Invece no. Gioca pick and roll con Bernia, che va molto facile ad appoggiare al tabellone. Bravo Luca, ha accusato un dolorino al ginocchio Luca Bernia, perché ha fatto una smorfia di dolore. Giochiamo ora su Grassi, che non sa cosa fare. Poi affidano il pallone all'arresto e tiro cortissimo, che non prende neanche il ferro, di Alessandro Casciano. 7-4-6-7, 2-52 da giocare. Mosca per Boss. Mosca dà tranquillità alla partita. Corno, Moscatelli, ancora tieni la Moscatelli, temporeggiamo, giochiamo 4. Bosa, Bosa fuori per Lollo, Lollo che tira da 8 metri e ce la mette e basta. E così dice: io sono Lollo, la metto solo da 8 metri, da più vicino mi dà fastidio tirare. 7-7, 6-7, più 10. Blocco irregolare o fallo di Lollo? Fallo di Lollo, non avevamo dubbi, due tiri liberi ed è il quarto fallo anche per Lollo, che passava troppo vicino al blocco, e tornare sono due tiri liberi per lui. Primo libero di Tornari e ciuffo preciso, preciso, preciso il ciuffo di Tornari. 7-7-6-8, secondo libero di Tornari. 7-7-6-9, 2-26 da giocare. Amministriamo e arriviamo fino ai 24 secondi, ragazzi. Questa difesa ci ha fatto molto mettere in difficoltà, la superiamo molto bene. Giochiamo allora a giro in alto, blocco a sinistra per Lollo, scarico fuori per Moscatelli che tira dalla posizione del suo amico Luca Christian Gorni, che è fuori per un infortunio, e Longoni va in penetrazione molto facile per arrivare sul 77-71. Ora passi, infrazione di campo minacciata su Bosa. Moscatelli in mezzo per Bernia che si infila, fallo del numero 4 che va a colpire. Sono ora al bonus i ragazzi di Rovello. Esce Mosca, buonissima la sua partita. Mosca rientra Max Barbizan. Allora gestiamo gli ultimi minuti e 48 con delle buone mani dentro, fuori per il ciappetira che non va in questo momento di Corno, aveva tirato con un ottimo ritmo che però scheggia il ferro e poi non tratteniamo il rimbalzo. 1.30 da giocare, penetrazione, arresto e tiro molto facile da parte di Caffarra, di Stefano Caffarra. Cerchiamo 1.24, passiamo alla metà campo, fallo del numero 5 e fallo tecnico per proteste, regalati altri 4 tiri liberi per i ragazzi di Meda dall'arbitro Alvaro Arienti di Besana Brianza. Quindi sono 4 tiri liberi, quinto fallo del numero 5 Matteo Tornari, 2 tiri liberi per il fallo, 2 tiri liberi per il tecnico e possesso da metà campo per i nostri ragazzi. Vediamo se ci regala un bel 4 punti di sutura. È buono secondo, altri due liberi, no, perché c'erano due tiri liberi ancora da tirare, sì, sul fallo tecnico. È buono anche il terzo di Corno, intanto si avvicina Lucone Bernia per rimettere a metà campo. Buono anche il quarto, 4 su 4 ai liberi, una mano caldissima questa sera
di Ale Corno ed è già pronto per tirare anche la bomba lì. Andiamo fissi, giochiamo con Bosa, Bosa per Lollo, Lollo per Bosa, Bosa per Lollo, Lollo per lo scarico sotto per Barbisan che rientra, rientra dal fondo e quindi calpesta la linea e fa infrazione di campo. 8-1, 7-3, basket Rovello, 1 minuto e 06 da giocare. Lollo contro Casciano, Grassi, l'ottimi, ottimi ragazzi di Meda, fallo di Corno non fischiato sul 19, Bernia poi riconquista il rimbalzo, Lollo consegnato il pallone a lui, Boss lo fiancheggia, eccolo qua, riceve Boss e cerca di far esordire anche il numero 10 che non è ancora entrato e poi Barbisan scarica fuori per Corno che chiude con un ferro lungo la sua prestazione. Fallo a metà campo di Lollo, quinto fallo di Lollo, due tiri liberi, cambio per Lollo, entra il nostro esordiente per gli ultimi 25 secondi, bravissimo, standing ovation per Alessandro Corno, bravissimo, facciamo entrare l'esordiente Riccardo Losa, proveniente anch'esso dalla pallacanestro di Cantù, mi dicono i nostri amici, Riccardo Losa proveniente dalla pallacanestro di Cantù, l'anno scorso dove giocava nel progetto giovani, era fermo per infortunio, no, era fermo punto, vediamo se riesce a battezzare anche lui il canestro con questi ultimi 25 secondi, Riccardo Losa che rivedremo sicuramente sui nostri teleschermi, è fuori il secondo libero. Però facciamo infrazione di linea e quindi concediamo un altro tiro libero ai ragazzi di Meda. Un altro regalo. Secondo libero che infatti va dentro. 81 a 75 per Caffarra, Stefano Caffarra. Bosa. Bosa che da Barbisan, Barbisan per Losa, Losa per un'infrazione di passi da parte di Lucone Bernia, 18 al termine della partita, 8-1, 7-5, attenzione alla bomba che va dentro e 11 secondi. E poi minuto di sospensione per i ragazzi di Ciglio, si avvicinano pericolosamente. Pericolosamente dopo essere stati sopra di 1000 i ragazzi del basket Rovello, ora si fanno raggiungere e sono solo 3 punti e 11 secondi da giocare, cercheremo di passare la palla io credo a Bosa e a Ale Corno per vedere di riuscire a portare a casa o due tiri liberi se loro faranno fallo oppure un possesso che ci porta fino al termine di questa partita infinita che dura da parecchio tempo ormai. Tanti punti nelle mani di tutti questa sera, 81 per noi e 78 per i ragazzi di Meda che sono sempre piuttosto prolissi nelle loro partite. Rimessa da qua, dalla parte attacco per i ragazzi di Mister Ciglio. Rimette la Bosa, uscirà fallo su Luca Bernia da parte del numero 18 che fa il suo quinto fallo e avremo due tiri liberi, passati soltanto 9 secondi, soltanto 9 secondi passati, scusate, soltanto 2 secondi passati, è uscito ed è rientrato il numero 7, Federico Verlato, ala. Due liberi per Lucone Bernia, primo di recupero di Bernia, è buono, sono più 4, 8-2-7-8, secondo libero per Luca Bernia che realizza, cambio, time out per noi per questi ultimi 9 secondi di gioco.
sempre discutibili gli ultimi time out di Manuel Ciglio, come quello di Olginate, dove poi si è arrabbiato anche mister Mazio Puglisi. 9 secondi al termine, favoriamo anche gli avversari perché li facciamo rimettere dove sono in attacco. Tanto i piccoli fans incitano la squadra, sono ormai qua vicino a noi, pronti per l'invasione del campo. Partita lunghissima, ormai questi due quarti sono durati più di 45 minuti. Riprende la squadra di coach Conchio. Andiamo con una difesa senza fare falli, direi. Rimessa del numero 7, Verlato, per un arresto e tiro che va quasi dentro di Pellizzoni, e poi Losa schiaffeggia il pallone, 4 secondi da giocare, schiaffeggia il pallone Losa, lo butta contro il muro, arresto e tiro di Longoni che prende il ferro, un secondo al termine, ragazzi è finita, applausi per questa bella partita, vince il Basket Rovello 83-78 contro un ottimo Basket Meda. Amici, ci vediamo la prossima settimana con una partita contro la Fortitudo di Busnago. Amici di Piero da Saronno, buonanotte a tutti.